Vangelo secondo Luca, capitolo 6, e il Vangelo secondo Matteo, capitolo 7, ci parla della casa costruita sulla sabbia, che è una delle più efficaci figure della situazione dei cristiani che vivono nella postmodernità, in pratica individui immersi in un contesto in cui la fede è diventata, come dice Don Alvaro Granados, sacerdote spagnolo della prelatura personale dell'Opus Dei e autore di un libro molto importante, La casa costruita sulla sabbia, manuale di teologia pastorale, ecco, immersi in un contesto in cui la fede è diventata, dicevo, culturalmente impossibile. Ecco, per le edizioni della Santa Croce, quindi dell'università che ho appena citato, la Pontificia Università della Santa Croce, Don Alvaro ha costruito in pratica un'analisi, anche dando delle proposte concrete per far sopravvivere, per rilanciare la cultura cristiana, la prima evangelizzazione, come la chiama, in questo contesto di società liquida. Il presupposto da cui Don Alvaro parte nell'impostazione di questo manuale vero e proprio è pienamente condivisibile. Occorre rinsaldare le fondamenta sabbiose su cui poggia l'esistenza dei cristiani di oggi, tanto più a partire da un anno che è un po' uno spartiacque simbolico, il 68, che però ha dato il colpo di grazia alla società che un tempo era una società cristiana. E invece nelle nostre parrocchie, come che tu poi hai definito nel libro agenzie che forniscono servizi religiosi, una definizione un po' cruda ma realistica. Ecco, nelle nostre parrocchie, come fare prima evangelizzazione? Secondo me, è un po' la tesi del libro che ho pubblicato, per troppo tempo abbiamo continuato a fare una evangelizzazione che presuppone qualcosa che non c'è, presuppone un tessuto sociale cristiano, una famiglia cristiana che ha messo le fondamenta e ha messo anche la sicurezza, la convinzione che il cristianesimo sia la religione vera. Allora, questo non c'è più e quindi per questo motivo vediamo che molto spesso la nostra evangelizzazione fallisce. Ad esempio, prendo il caso della prima comunione, la cresima, cioè tutto il processo di iniziazione cristiana. I ragazzi partecipano alle catechesi per anni e anni, a volte addirittura 6-7 anni, e poi appena hanno fatto la prima comunione o la cresima, abbandonano la pratica religiosa. Perché succede questo? Perché abbiamo costruito una evangelizzazione, una catechesi che presuppone che c'è dietro una famiglia cristiana e una scuola dove si trasmettono un modo di vedere le cose cristiano, cosa che in passato c'era e oggi non c'è più. Quindi dovremmo continuare a fare le nostre catechesi di prima comunione, non possiamo non farlo, però dobbiamo essere molto attenti a ricostruire, diciamo così, una cultura cristiana, un modo di vedere il mondo cristiano che permetta che tutto quello che stiamo dando nella catechesi trovi le fondamenta, trovi una radice, trovi un radicamento. Quindi questo l'ho riferito adesso alla prima comunione, però si può applicare a qualsiasi segmento della evangelizzazione, anche all'omelia, anche all'evangelizzazione di quelli che si devono sposare, i corsi di preparazione al matrimonio, tutto quanto deve essere come investito, rivestito, meglio dire, di prima evangelizzazione, cioè di una evangelizzazione che va alle fondamenta della vita cristiana delle persone. Ecco, sulla base di questa definizione,
ti faccio un'altra domanda un po' generale. Come dovremmo noi come Chiesa, quindi noi anche laici, ricordiamoci, i laici sono Chiesa, no? Non sono solo preti e suore e religiosi. Ecco, come possiamo noi laici, tutti, quindi, cercare di lavorare a quella prima evangelizzazione che poi la Conferenza Episcopale Italiana definì la pre-evangelizzazione, no? Di cui avverti proprio la necessità in questo libro La casa costruita sulla sabbia. Bene, evidentemente ci ha insegnato Papa Francesco in Amoris Letizie, però è qualcosa che grazie a Dio già in Familiaris Consortio, nel documento di Giovanni Paolo II, la carta magna della famiglia, c'era già presente, però adesso siamo più consapevoli. È importante accettare queste persone, formano parte della Chiesa e per un po' di tempo quasi quasi loro si sono sentiti, cioè le persone che si trovavano in una situazione irregolare, come esclusi dalla Chiesa. E questo sappiamo bene che è un errore di carità, di giudizio e anche un errore di pastorale. Ecco, allora, fermo restando quindi che li accettiamo, li accogliamo, formano parte della nostra comunità come noi, credo che purtroppo uno dei problemi, non l'unico, però uno dei problemi più gravi è che molte volte queste persone non hanno punti di riferimento, non hanno punti di riferimento pratici, cioè non hanno visto famiglie ben strutturate, non hanno visto accanto a loro famiglie che, dove la vita di coppia, la vita familiare va avanti serenamente, con problemi, con difficoltà, con tante imperfezioni, però va avanti in modo sereno e è il fondamento per la vita di tantissime persone, è il fondamento della società. Allora, se questo non lo hai visto, perché hai vissuto sempre in un ambiente familiare difficile, non riuscito, hai avuto accanto a te esempi brutti di fallimenti familiari, allora è molto difficile che nel momento delle difficoltà uno riesca a superare e andare avanti. Direi che è molto importante, e credo che la strategia, se si può usare questa parola, che siano le famiglie cristiane a evangelizzare queste situazioni difficili, che siano che si formino reti di famiglie, cioè gruppi di famiglie che si aiutano a vicenda, che condividono, che parlano, che trasmettono le difficoltà, come si superano, che incoraggiano, che danno speranza. Speranza che è bello andare avanti, fare la famiglia e superare gli ostacoli. Credo che questo si può fare in due modi. A livello, diciamo, un po' comunitario, creare piccoli gruppi, molto, diciamo, poco formali, cioè gruppi di coppie che si incontrano, che parlano, che si catechizzano a vicenda, no? A vicenda che si trasmettono esperienze, ma si può fare molto bene a livello individuale, cioè io ho un amico che so che è in difficoltà, parlo con lui, gli trasmetto la mia esperienza, gli invito lui e sua moglie a cena a casa mia e parliamo dei nostri problemi, parliamo tranquillamente, serenamente. Molte volte queste famiglie, queste situazioni un po' irregolari o in crisi o con difficoltà di qualsiasi genere, si trovano molto soli. Ecco, allora la solitudine, quando sei in pericolo, è un brutto consigliere. Invece avere un amico, un'amica,
con cui confrontarti, parlare, può aiutare tantissimo a recuperare la fiducia nella famiglia e a andare avanti con i problemi e anche a vivere serenamente la situazione un po' irregolare, però direi in un piano inclinato, in cui la coppia, magari sono divorziati tutti e due, la coppia piano piano si avvicina dalla mano di altre coppie, di altri amici, si avvicina alla fede e piano piano dà dei passi che lo fanno recuperare la fede in Dio, la fede in Cristo, la fede anche nella Chiesa, vive la fede all'interno della Chiesa. In particolare nelle famiglie, come possiamo essere testimoni e come possiamo costruire le condizioni per la prima evangelizzazione? E mi riferisco, Don Alvaro, anche alle famiglie cosiddette irregolari, no? Quelle cioè formate da persone non sposate, oppure le persone formate da una sola, le famiglie formate da una sola persona, quindi i single, no? Anche se in realtà non sono famiglie, ma i sociologi ci hanno detto che si chiamano famiglie, no? Famiglie unipersonali. Come essere apostoli nelle famiglie? In realtà la definizione o questa etichetta non è solamente mia. Ci sono documenti della Conferenza Episcopale Italiana ormai 20 anni fa che rilevano questo problema, cioè la parrocchia in un contesto secolarizzato, in un contesto dove l'unica cosa che ti interessa sono i servizi religiosi, si è trasformata in un'agenzia religiosa come ci sono altre agenzie nel territorio, cioè come c'è il supermercato, come c'è la palestra, come c'è l'ufficio postale, c'è la parrocchia dove ti danno certi servizi. I servizi quali sono? Un funerale, un battesimo, una prima comunione bella per i miei figli, o un prete a disposizione quando sono in un momento di crisi nella mia vita. Mi rivolgo alla parrocchia per ricevere un servizio che mi serve in questo momento. Non dimentichiamo che viviamo in una società fortemente utilitarista, funzionale. Mi serve, lo prendo. Allora, in questo senso, la fede diventa un prodotto di consumo, un altro prodotto di consumo. Addirittura direi che a volte le catechesi e le liturgie possono anche essere un prodotto di consumo. C'è questo prete che parla benissimo, che è divertente, spassoso, che fa una catechesi che mi tocca il cuore, vado. Perché? Perché mi sento bene quando sento questa catechesi. Attenzione, perché lì stiamo riducendo la fede a una esperienza di consumo, l'esperienza che mi dà un po' di gioia in un momento della settimana e via dicendo. Allora, evidentemente qui c'è qualcosa di insidioso, di pericoloso, che dobbiamo smascherare. Io direi, per non prolungarmi troppo, io direi che la Chiesa, lo diceva anche Giovanni Paolo II, deve trovare se stessa fuori da se stessa. Cioè, che significa questa espressione? Vuol dire che la Chiesa deve trovare nelle difficoltà, la parrocchia in questo caso, ho detto la Chiesa deve trovare, ho sbagliato, dovrei dire la parrocchia deve trovare se stessa fuori da se stessa. Cioè la parrocchia, incontrando il territorio, le necessità del territorio, trova anche come rinnovarsi.
come arricchire la sua vita parrocchiale con qualcosa che intercetti le necessità dell'uomo contemporaneo. Cioè, l'utilitarismo non si deve buttare, la parrocchia deve offrire qualcosa utile, mancherebbe, però qualcosa utile deve intercettare anche le esigenze della fede cristiana. Io soprattutto credo che tutto questo si può concretizzare, come dicevamo prima, nella famiglia. Cioè, la famiglia cristiana è in forte difficoltà, non possiamo negarlo. Però questo interessa moltissimo alla Chiesa, perché se la famiglia è in difficoltà, la Chiesa è in difficoltà, la fede dei cristiani è in difficoltà, perché la famiglia è la Chiesa domestica, è il fondamento, è il luogo dove si trasmette la fede, è il luogo prioritario. Quindi, poiché alla Chiesa preoccupa molto il problema famiglia, perché non dare uno spazio molto più grande alle famiglie nelle nostre parrocchie? Ad esempio, come dicevo prima, creando rete di famiglie attraverso attività di tutto tipo, di tante attività che si rendono conto che del problema pedagogico, educativo, della scuola, cioè attività che aiutano ai genitori a educare i figli adolescenti, a educare figli nelle diverse fasce d'età. Cioè, io sogno, e un po' lo esprimo nel libro, un rinnovamento della parrocchia molto orientato a dare molto spazio alle famiglie, a tutti i livelli.